Ah, eccoci qua. Sono anni che non faccio un video update come questo. Quello di gennaio non conta. Ma andiamo dritti al sodo, il motivo per cui siete qui. Il titolo. Nel corso degli anni ho sempre fatto quasi lo stesso tipo di video, ovvero commentary, facecam e bla 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 per tutto il resto del video. Però è giunto il momento di cambiare. E le serie che ho cominciato in una certa maniera finiranno in una certa maniera. Non è che posso cambiare, anche se l'ho fatto una volta in passato, a metà dell'opera e cambiare il modo di fare il video. No, quello resterà per sempre così. Mentre i prossimi video saranno strutturati in maniera diversa. Ma come? Per esempio, una nuova serie che ho intenzione di portare sul canale è quella dei Mario e Luigi RPG, ovvero tutti quanti gli RPG di Mario e Luigi. Sono ben 5 titoli in totale, più Fraternauti alla carica, che uscirà questo novembre. E intendo portarli tutti, sì, dal primo all'ultimo, anche Paper Jam Bros, che non ho mai giocato se non per 2 ore, e poi mi sono dimenticato di averlo cominciato e quindi l'ho ricordato mentre scrivevo questo video. E quindi questa nuova serie, così come tante altre, non tutte perché non mi sento di farle tutte così, saranno con commentary ridotto al minimo, proprio quasi niente, e tutti quanti i dialoghi letti, niente facecam, solo il gioco e la grafica a schermo. E quindi proprio più immersivo nel gioco per chi segue, piuttosto che sentire una voce sotto che ciarla tutto il tempo, può godersi magari, oltre ai dialoghi, anche il gameplay senza troppe distrazioni. Che a questo punto credo sia meglio. Tra l'altro sul canale da un po' di tempo mi sto divertendo a portare anche altri tipi di contenuti, come ad esempio dei long play, tipo demo completi, oppure WarioWare Move It, di cui ho portato l'intero gioco in un solo video, perché sì, neanche 2 ore di gioco mi sembrava giusto farle tutte in un video e non spezzarlo in più video. Diciamo che YouTube premia i contenuti lunghi, in questo periodo quindi ho voluto testare l'algoritmo e non è andata bene. Perfetto. Quindi tornando alle serie nuove, sapete che porterò una delle serie che porterò sarà tutta la saga di Mario e Luigi RPG. Ma c'è un altro gioco che avevo deciso di portare prima in live, poi a video, poi ho detto non lo porto per niente, lo lascio perché ovviamente ci sono altre 2 persone che mi avevano contattato appunto per fare questa serie insieme. Ho detto ok ragazzi, sì, tanto siamo tra amici, facciamo la serie insieme, ve la lascio completa per voi di Yokai Watch 1, la Veteran. Ora, sono la persona più adatta per fare la veteran di Yokai Watch? Sì, perché mi sono ristudiato il gioco da inizio a fine e su come prendere tutti gli yokai, anche quelli segreti, quindi ora sono il maestro di Yokai Watch. E chi dice il contrario non ha ragione. Però cos'è successo con questa serie che doveva uscire l'anno scorso, veramente? Mi contattano e mi fanno: Andre, vogliamo fare questa veteran di Yokai Watch? Io dico ok, facciamo la veteran. Si è aggregato un altro ragazzo, siamo in due. Perfetto, 3 persone a fare la veteran, grafiche pronte, tutto pronto. E però poi uno c'ha gli impegni, un altro c'ha un altro impegno, dico vabbè, ci stanno gli impegni, è normale avere impegni nella vita, la spostiamo d'estate, però niente, non se ne fa nulla, spostiamola a ottobre, novembre, insomma, autunno, inverno 2023-2024 e non se ne è più saputo nulla, quindi la spostiamo ad anno nuovo. E ad anno nuovo non se n'è fatto nulla e adesso stiamo tutti quanti aspettando qualcosa. Non sappiamo cosa aspettiamo, ma aspettiamo. Io li sollecito quando li becco in chiamata e dico: ragazzi, dai, facciamo la serie, tutto pronto. Se volete farla a episodi va bene, se volete farla live va bene, tanto lo sapete che non la carico, vi lascio tutto a voi. Niente. Quindi, quando uscirà la serie? Quando uscirà ci farò un annuncio, così sapete chi andare a seguire per la serie, ok? Quindi potremmo anche aspettare Yokai Watch 1, tradotto in italiano, quello per Nintendo Switch, che potrebbe uscire un domani. In realtà sono solo 2 persone a lavorarci a quanto pare. Ma è tutto da vedere quando uscirà, se uscirà la patch e se questa veteran si farà prima o poi. Il problema è che ho già pagato i diritti della veteran e quindi no, ho speso dei soldi invano. E questo è il problema, che ho speso dei soldi per nulla. No, non è vero, non hai i diritti della veteran, Sabaku, è una battuta. Passando ad altre questioni più annose, mi avete chiesto in troppi, e troppo soprattutto, un altro Let's Replay di Yokai Watch 3. Allora, sì, lo faccio.
saranno 15 ore di video, non ne ho idea, ma non sarà un unico let's play, non sarà un solo video, sarà a capitoli. Probabilmente l'ultimo capitolo verrà spezzato in due parti perché è mega lungo, ma la faccio. Sì, e sarà trattata alla stessa maniera di Mario e Luigi, o perché quello sarà il prototipo del nuovo modo di trattare video, con minimo commentary, tutta lettura di dialoghi e basta. Gioco. E la lunghezza dei video? Quanto saranno lunghi questi video? Io ho l'attenzione di un canarino! Mezz'ora massimo. Massimo mezz'ora di video. Un'altra questione da trattare per il canale è l'argomento live. Ma quando fai le live? Quando torni a fare le live? Perché non fai live? Perché? Perché semplicemente non posso farle ora. Non ho modo di farle, semplicemente. Non è che non ho i mezzi ce li ho, l'ho sempre fatte in passato. È che non posso farle ora, per altri motivi. Ma appena potrò farle, le faccio, le annuncio, dico raga, faccio la live oggi, giorno X. Finito, non c'è altro da dire. Mi sembra di aver trattato tutti i punti che volevo trattare, le nuove serie, il nuovo modo di fare le serie sul canale, che non saranno però tutte quante uguali, ma poi mi aggiusterò, le live, potrei parlare magari di quello che sto leggendo in questo periodo, di quello che sto facendo, per non diventare un ammasso in forme di carne, ma no, il canale tratta videogiochi e sempre quello tratterà. Bene, non c'è altro, andate in pace, fate del bene fratelli e Dio vi benedica, quello che dicono alle messe, non lo so.